Buongiorno, leggiamo questa mattina due passi della scrittura. Il primo lo troviamo in Matteo capitolo 9, versetto 13, e dice: Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E ancora Matteo, sempre, capitolo 7, versetto 21. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Bisogna diventare più religiosi? Alessandro chiacchierava con un suo vicino di casa. Questi si lamentava dei suoi gravi problemi di salute e temeva il delicato intervento chirurgico a cui si sarebbe sottoposto di lì a poco. Dopo qualche parola di incoraggiamento, Alessandro gli parlò di Gesù, unico vero sostegno per quelli che soffrono o che si sentono soli. Gli raccontò la sua esperienza personale, di come Gesù lo aveva consolato quando gli era mancata la moglie. Mi piacerebbe tanto avere la tua fede, lo interruppe il vicino, ma lo sai, io non sono religioso. Alessandro rispose che Gesù non è una religione, ma una persona che lo ha amato al punto di sacrificarsi per lui. Gesù non è venuto in terra per parlare alle persone religiose. Troppo spesso contente di se stesse e delle proprie pratiche. Non ha cercato di far diventare le persone religiose ancora più religiose, ma si è rivolto a tutti quelli che avevano sete di un'altra vita e che sentivano il peso dei loro peccati. Alessandro, per proseguire la conversazione, invitò il vicino per un caffè. Leggendo qualche passo del Vangelo, gli mostrò l'amore di Gesù verso i sofferenti. E gli spiegò che bisogna ricevere il messaggio di grazia di Dio con la semplicità di un bambino. Il vicino di casa di Alessandro ha accolto con umiltà la parola di Dio e poco a poco tutto il suo essere interiore, i suoi pensieri, la sua coscienza e il suo cuore si sono illuminati. Il lavoro di Dio non porta ad aderire ad una religione, ma a vivere una relazione vera con Dio. A tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, come scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Che il Signore ci benedica.